Bella regà, qua è Savix che vi parla e benvenuto per chi è nuovo nel canale. Allora, oggi vi insegno un trucchetto, ragazzi, chiamiamolo così, glitch, trucchetto come volete. Come sbloccare le armi, ragazzi, che abbiamo bloccate. Quindi, per esempio, adesso io vi farò vedere che ho l'M16 bloccato, ragazzi, e andremo a sbloccarlo. Quindi ragazzi, adesso passiamo alla schermata dell'amico che vi farò vedere cosa dovrà fare. Semplicemente ragazzi, andrà ad avviare la modalità DMZ e a questo punto, una volta aperta questa modalità, dovrà andare ragazzi negli slot delle armi e dovrà mettere l'arma che ci vogliamo sbloccare. Quindi il nostro amico dovrà possedere l'arma, lui metterà l'arma in uno di questi due slot ragazzi. Dopodiché una volta startata la partita vi faccio vedere come la sblocchiamo noi. Questo glitch funziona anche ragazzi con le armi che troviamo direttamente nella modalità DMZ, se volete sbloccarle tutte e o un vostro amico non possiede l'arma che vi serve. Quindi a questo punto ci facciamo invitare regà dal nostro amico nella modalità DMZ, dove lui ha messo l'arma che a me serviva. Quindi a me serviva l'M16, lui starterà la missione DMZ con l'M16. Quindi ragazzi, a questo punto, una volta spawnati nella modalità, semplicemente il nostro amico dovrà dropparci per terra l'arma. Quindi una volta che ci ha debuggato 3 volte per prenderci per il culo, non sto scherzando ragazzi, quindi una volta che siamo spawnati, parte gli scherzi, ci facciamo droppare l'arma e ce la mettiamo in saccoccia. Adesso dovete riuscire ad arrivare, regà, fino a un punto di estrazione, il più vicino possibile, ovviamente senza farvi ammazzare. Quindi adesso vi spiego se volete prendere anche altre armi che non possiede il nostro amico, ragazzi. Intanto il punto di estrazione più vicino per me è questo punto e quindi mi vado a indirizzare là. Comunque sia, nel caso non avete il vostro amico non ha le armi ragazzi da darvi, perché non le ha sbloccate neanche lui, dovete andare semplicemente in giro a cazzeggiare, trovare l'arma che vi serve in giro in questa modalità, e poi una volta che avete l'arma venite in questo punto di estrazione, in qualsiasi punto di estrazione, chiamate sto elicotterone ragazzi e ve ne andate via. E in questa maniera riusciremo a sbloccare le armi, ragazzi, senza sbatterci a portare a livello massimo un'altra arma che magari non ci piace usare. Quindi lascia like se ti è piaciuto il video, iscriviti, attiva la campanellina. Ma prima di salutarci, ragazzi, vi faccio vedere effettivamente che quando torniamo nella schermata home del gioco abbiamo sbloccato l'M16. Per l'appunto, come potete vedere, vado su armi, vado su fucili e l'M16 ce l'ho sbloccato, ragazzi, anche a livello 1 perché ho fatto 2 kill del cavolo. A questo punto attivate la campanellina, lasciate like, condividete i miei video e sbada bam! Alla prossima!